who I am. I'm making a new plan, rearranging my life, and I won't look back ever again. Yeah. You ain't see me activated. You better hope that you never see me agitated. Cari amici, bentornati a Sarcasting Academy. Continuiamo una pescata interrotta a causa alghe. La puntata precedente, in compagnia di Carlo Schiavone, Simone Benvenuto del team Trabucco, ci terranno compagnia, ci spiegheranno alcune delle loro tecniche per affrontare in questa prima fase questa spiaggia, la spiaggia di Sabaudia. Poi vedremo successivamente se dovremo spostare nei prossimi giorni in qualche altra località. Dipende dal mare, dipende dai pesci, dipende dal vento. Le previsioni ci dicono che arriverà una grande sventolata di scirocco, quindi è previsto un mare montante molto forte che potrebbe metterci in grande difficoltà, addirittura impedirci di pescare, ma lo vedremo. Per cui adesso i nostri due amici li invito ad andare sulle canne, io per stesso mi rimetto a lavorare sui miei travi, poi vedremo che travi usiamo, che piombi usiamo, che strategie, bla 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 bla, le solite belle cose che ci rendono questa pesca meravigliosamente difficile e affascinante, giusto? Quindi ne approfitteremo per analizzare situazioni complesse e difficili come quella che ci si presenta davanti. Andiamo a pescare. Le anche sembra siano passate, almeno sulla lunga distanza ci fanno pescare abbastanza bene. La prima moto è uscita, un trave con due ami da 70 cm, fluorocarbon del 22, FC403, amo Isashi F31 del 6, Ari Nicola. Continuiamo così, speriamo di prendere qualcuna di più, e anche più grande. Bello, bel sadaco. Come l'hai preso, Simo? Allora, l'ho preso sui 70-80 metri con del cannolicchio, con trave e due ami, con finale del 22 fra carmo dell'XPS. Bene, bene. Dai, sì, se le alghe ci lasciano un po' in pace, qualche pesce bello continuiamo a farlo. Vai, Simo. Questa è la nuova, L'XT. Robby, però mi lanci sempre sopra, Sì, vedo. Cioè, così non riusciamo a pescare. Guarda che roba. Ale, chiudami. Passi di danza dobbiamo fare. Yeah. Croci magici. Va bene, penso che la nostra pescata sia andata a ramengo, come dicono. Perché è impossibile. Rischiamo di buttare via chilometri di filo, esche, attrezzature. Finché c'è luce ne approfittiamo per smontare. Domani vediamo stanotte quanto scirocco monta. Vediamo se è affrontabile su una spiaggia esposta o se ci dobbiamo andare per Giannella. In Giannella, dai. Giannella che regala sempre qualche bella sorpresa se c'è le condizioni giuste. Eccoci qua nuovamente. Ieri abbiamo finito con il problema delle alghe, assolutamente, che ci hanno mandato via. Peccato, perché era nata una bella pescata, c'erano delle ottime possibilità, ma non potevamo fare assolutamente nulla.
Siamo spostati, siamo in fondo alla Giannella, vicino ad Albinia. Un po' più giù, 300-400 metri, c'è la foce del fiume Albegna. Quindi abbiamo scelto questa zona perché è la più riparata dal vento, perché la caratteristica di oggi sono questi 20-25 nodi di scirocco che rendono impescabile tutto il lato appunto esposto allo scirocco. Siamo andati ridossati, non abbiamo tante onde, ma quantomeno possiamo rimanere in pesca. L'acqua è torbida, questa è una zona che ha regalato in passato delle ombrine. Facciamo una bella salita di marea di 3-4 ore, Carlo Schiavone dovrebbe arrivare a minuti. Parleremo dei travi che stiamo usando, perché ho deciso di avere tre impostazioni di pesca differente su tre attrezzi differenti che andrò poi successivamente a mostrarvi. Ok, quindi canne in pesca e vediamo se le condizioni ci permettono di portare qualche pesce davanti alla telecamera di Jonathan. Devo dire, la canna lanciata con il bibi mi regala. Bello il sarago, evviva! Bello, si è pappato il mio bibetto. Sono veramente contento perché la situazione meteo è impegnativa davvero per questo vento laterale. Il fatto che sia arrivato un saragotto, che libereremo ovviamente, mi fa solo che piacere. Bene, e abbiamo inaugurato la Firebird, di cui parleremo fra poco. Il nostro ospite via. Bene, vediamo se continuiamo a prendere magari qualcosa più grosso. Ecco l'amo che uso, 110 07 bn, è un bic, un amo molto robusto su cui monto il bibi, visto che mi ha regalato una simpatica cattura, niente di che, ma insomma è per aprire le danze, va bene. Questo amo è estremamente affidabile, adatto ad esempio nell'innesco del granchio, perché l'orata sappiamo che prende, schiaccia, e se non usiamo ami dovutamente robusti, giustamente robusti, abbiamo poche possibilità di portarla a terra. Con questo amo è un'esca dedicata a pesci più importanti. Ora lasciamo perdere che è arrivato un saraghetto, perché la mia idea è tenerla in acqua per le orate, e con questo amo abbiamo un buon margine di sicurezza. Ecco qua, bel bibetto, giusto, lo mandiamo fuori da questa linea di corrente che c'è, e vedo del marrone immediatamente oltre, 70-80 metri, e siamo perfettamente in pesca. Ho sentito qualche cosa durante il recupero, il piombo si è andato ad agganciare a qualcosa, spero non siano pietre o ostacoli sommersi che diano fastidio. Ma se ci sono, è la ragione per cui ci sono anche i saraghi. Altro trucchetto. Abbiamo un vento da sinistra verso destra, risalgo leggermente le canne, lancio davanti a me in modo da avere poca invasione di campo sulle altre canne. Ora praticamente è chiaro che il mio filo sta facendo una curva, però quantomeno questa parte è dritta per tanti metri. È un metodo che ho visto fare in Inghilterra, dove condizioni meteorologiche con vento molto più forte, corrente molto più forte, sono all'ordine del giorno. Così ho le canne perfettamente allineate, so perfettamente che fa una pancia. Questa pancia, il vento tiene il filo compresso, al minimo movimento del piombo causato da una boccata, come in questo caso, mi va immediatamente in molla la tensione, vedo che la canna si raddrizza e so che probabilmente dall'altra parte c'è un ospite. Firebird K-Surf, una canna 420 3 pezzi, 4,20 m 3 pezzi, concepita ad alta conicità per poter gestire piombi fino a 250 grammi con estrema facilità. È una canna level entry di ottimo
livello, quindi di ottima qualità, in grado di soddisfare tante esigenze di pesca. Placca portamulinello estremamente solida. La canna si basa su alto modulo, carbone alto modulo CX1. Caratteristiche tecniche: gli anelli sono i Sea Guide SIC, quindi si possono utilizzare tranquillamente gli intrecciati senza alcun problema. Una soluzione interessante, che è tipica delle canne trabucco, è il cosiddetto hybrid tip, l'hybrid tip, ovvero l'inserimento di un pezzo di tubolare di carbonio nel cimino pieno affinché la sensibilità sia mantenuta al massimo livello. Vi sono altre soluzioni tecniche, tra cui un'impugnatura morbida per una presa molto molto salda. La canna è ad alta conicità, quindi permette lanci veramente lunghi, veramente precisi. La conicità garantisce anche questa sensibilità incrementata ulteriormente dalla presenza di questo hybrid tip, tra l'altro verniciato in bianco, per cui alta visibilità di notte, basta semplicemente illuminarlo un attimo con la lampada e lo vedremo tranquillamente in azione. Firebird K Surf. Mancava solo la pioggia e c'è tutto, evviva! Due gocce d'acqua non fanno scappare nessuno, vero Gio? Insomma. Shelter XTR 230, ecco la riprova che portarselo dietro è sempre una buona buona cosa, visto che sta piovendo, c'è vento, l'abbiamo messo col vento alle spalle, siamo protetti, siamo sicuri, tranquilli, l'attrezzatura può rimanere anche fuori perché tanto se si bagna non fa una lira di danni. Un'ottima ottima idea quello di averlo con noi, un'ottima idea quello di aver concepito questo accessorio per il surfcasting. Triplo paternoster, molto semplice per fare distanza, con tre inneschi diversi. Ho messo un americano, un arenicola, un coreano, braccioli da 25 cm, certamente molto adatto nel momento in cui si pesca con un mare molto formato, ma buono per fare belle distanze e comunque in acqua abbastanza profonda come quella che abbiamo davanti. Eccolo qua Carlo, è arrivato anche lui. Eccomi. Ci ha regalato subito un pesciotto che butti in acqua, via. Sì. Due saraghetti, che dici Carlo, com'è la situazione? Ma io ho lanciato vicino quegli scogli là, sì. Ho messo, per non sapere un po', ho messo tre ami sgallati diversamente. Quello alto con pop-up più sostanzioso, sì, e coreano. Sì, sì. Quello in mezzo con arinicola e pop-up, e quello per terra invece libero, un braccio da 90, perfetto. 70, 70, 90, vi lasciamo anche questo, sì. E vediamo senza qualcosa di più bello, sì, il mare comincia a montare, comincia a salire, la pioggia se n'è andata, se ti vuole, sì. Magari riusciamo a stare anche in pesca qualche ora, ci abbiamo ancora 3 ore per il culmine di marea, quindi vediamo. Può darsi che riusciamo a fare. Bravo, dai. Vai. Allora, inneschiamo arinicola su un amo Nisashi 10-120N del 10, pezzettino di pop-up, terminale, questo è uno 0-18 fluorocarbon FC-403 e questo è un innesco flotterato. Adesso inneschiamo anche l'amo basso, che invece non è flotterato. Qui abbiamo uno Shinken, misura dell'8, abbondante arenicola, e vediamo se c'è qualche mormo da qualche ombrina. Un po' l'acqua è torbida, quindi potrebbe esserci qualche pesce, qualche grufolatore. Qualcosa comincia a muoversi, visto che Carlo ha preso, ora mormoretta piccola, lascia ben sperare che con la marea qualcosa accada di più interessante. La situazione sta migliorando, quindi vediamo di allungare un po' i travi, ma neanche tanto. Continuare a insistere, perché mangiate anche sopra ci sono state e quindi qualcosa si sta muovendo. Ho avuto una bella allentata sulla Nemesea XT Surf 450-200, lanciata sulla distanza con due braccioli con un americano.
pesce sembra decente, non è un pesce enorme, però qualcosa di più grande rispetto ai saraghetti di prima dovrebbe essere. Il pesce è quasi sotto il gradino, se abbiamo piano ci facciamo aiutare dall'onda. Vediamo di che si tratta, qualche testata. Oh, una bella orata, bravo, bravo Carlo. Rodatella. Hai visto che qua. Sudamericano, vedi? Sudamericano. Distanza, preso proprio sul labbretto, eh. Ma questa presa su lamo basso, questo è un Hisashi 10-120 N del 10, è un amo crystal molto molto carino, anche molto resistente, anche su pesci decenti come orate, mormore belle, ombrine. Adesso continuiamo, vediamo se esce qualcuna più bella, sempre sulla distanza. Il vento ancora spinge forte di scirocco, ma dovrebbe girare durante la mattinata, durante la giornata, e dovrebbe montare ancora un pochino di più. Per il momento l'orata, io spero in un'ombrina o una spigola anche carina. Marea verso il culmine, altro saraghetto. Le alghe, bah, ogni tanto danno fastidio. Ho cambiato approccio, questa canna la Firebird è sempre fuori con il BB e le altre canne ho allungato i travi visto che non c'è corrente, il giro scusate, e questo lo liberiamo. Il BB ha fatto il suo lavoro oggi decisamente bene, eccolo qua, solito saraghettino, via, lasciamo andare. Parliamo di un'accoppiata che è lo stato dell'arte per quanto riguarda il stercasting di casa Trabucco. Cominciamo con la leggenda, la Cassiopea, canna ormai conosciutissima, apprezzata tantissimo. In questo caso la nuova versione NXT, 420, 450, le due versioni, 160, 200, 250 grammi. Una serie di particolarità tecniche molto interessanti. Cominciamo con gli anelli. Fuji Alconite a forma K. Grandi distanze, grande scorrevolezza, difficilissimo se non impossibile l'avvolgimento del filo durante il lancio in condizioni di vento proprio per la forma K. La canna ha una soluzione tecnica che è già presente nelle canne trabucco in genere, che qui è stata addirittura raddoppiata. Il twist free è stato appunto raddoppiato per mantenere ancora più in asse la canna durante il lancio. Altra soluzione tecnica importante che migliora la curvatura della canna e il rinforzo nelle parti di innesco della canna stessa. Il materiale di riferimento è un carbonio alto modulo CXN, quindi alte performance, alta velocità, garantisce leggerezza e diametri ridotti. Un ulteriore aspetto tecnico importante è un classico trabucco hybrid tip che dir si voglia, ovvero un innesto di un cimino in carbonio pieno ad aumentare la sensibilità nelle mangiate, la morbidezza durante le fasi di recupero. Seres PW8000, in questo momento il vero cavallo di battaglia della Trabucco. Un sacco di soluzioni tecniche concentrate in questo mulinello, estremamente fluido, morbido, con un avvolgimento a spire incrociate, detto warm shaft, che permette di spalmare perfettamente il filo, e poi vedremo di che filo si tratta. Frizione anteriore a chiusura praticamente immediata, micrometrica, una frizione basata su una serie di dischi rivestiti in PTFE. Smart Drag, così è il nome della frizione. Una frizione che tutta chiusa ha una resistenza massima fino a 18 kg. Questo mulinello ha un rapporto di recupero 4.1
a 1, il che vuol dire un mulinello potente nel recupero. Questa potenza è anche stabilità, solidità, perché andiamo a parlare di una struttura extra tough e particolarmente robusta. Manovella tornita in alluminio, presa estremamente facile. Il mulinello pesa 680 grammi, adatto a situazioni di surf anche estremo. Andiamo a vedere il filo con cui ho caricato questo Ceres 8000. Il filo con cui ho caricato il Ceres è il Velvet XPS Velvet Procast, in questo caso uno 018. Questa serie parte dallo 018, arriva allo 035. Intanto le bobine sono da 300 metri, quindi sicuramente più che sufficienti per tutte le esigenze del surf. Questo filo si basa su tre strati differenti di materiale sovrapposto, il che abbiamo una particolare resistenza all'abrasione, una morbidezza veramente elevatissima, una grande tenuta al nodo. Filo di alta visibilità, ma sappiamo benissimo che i colori sott'acqua contano veramente poco. Probabilmente uno dei migliori fili in assoluto per quanto riguarda la specialità del surfcasting e non solo. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. Ah, una rotella piccolissima. Piccola Tadella, mangiata sulla Nicola. Adesso questa la rilasciamo immediatamente. Interessante notare quante conchiglie vi siano per terra, segno che il mare qua davanti è bello vivo, bello pulito, ricco di alimento naturale e quindi di conseguenza grande probabilità che ci siano anche pesci più interessanti di quelli che abbiamo preso adesso. Nulla. Alghe. Di nuovo una mangiata sulla distanza, sempre su americano. Penso sia un'altra data. Eccola. Eccoci qua. Allora, anche questa ratella su americano, su distanza, lanciata con la Nemesea XT Surf 200. Bel pesce. Anche questo lo rilasciamo. Speriamo che abbia qualcuno più grande, dai. Allora, questa l'hai presa fuori, l'hai presa? Sempre fuori. Sempre con l'americano. Con l'americano, eh. Io sto usando il bibi perché ci ho preso i saraghetti prima. Poi, sì. Saraghetti. L'altra guarda, l'altra l'ho messa proprio sotto. Perché Mario ha cominciato a sbattere bene, esatto. Quindi si è fatta una bella disacca con proprio un coreano sgallato e bibi per vedere se esce una spigola decente. E quest'altra adesso la rimando giù. Oltre la linea. Oltre la linea, sì, certo. Assolutamente oltre la linea Madone. Sotto qualche ombrina ci potrebbe stare. È arrivata anche l'ombrina a completare il trittico. Questa me l'aspettavo perché questa è una zona che le ha sempre date. Quindi vediamo di liberare questo pesce meraviglioso. Mangiato sull'arenicola. Sara, che ombrinette, orate. Ah, che bello. Condizioni difficili, ma alla fine con un po' di impegno, un po' di fortuna, un po' di esperienza, l'abbiamo portata a casa. E finiamo con lo Saragos. E allora con questo bel Saragos siamo arrivati ai saluti finali, che colori meravigliosi. Abbiamo pescato in una condizione non facile, abbiamo iniziato a Sabaudia, abbiamo incrociato queste alghe, lui è molto arrabbiato, lo metto in acqua intanto. Abbiamo incrociato delle alghe che ci hanno praticamente mandato via. Abbiamo deciso di spostarsi qua, siamo alla Giannella, quindi siamo saliti in Toscana per proteggerci dalle condizioni meteorologiche. Carlo ci ha raggiunto, belle orate, saragotti, insomma un po' di pesca, un po' di attività, non ci possiamo lamentare.
soprattutto perché l'acqua, la pioggia che è tutto intorno ci ha risparmiato. Quindi una pescata impegnativa, assolutamente sì, ambientalmente difficile, con tanto vento. Grazie Carlo, grazie, e noi ci vediamo al prossimo appuntamento a Surfcasting Academy. Ciao. Ciao.